Buongiorno a tutti quanti, siamo per la prima volta andati a farci un giro qui in Francia. Dopo vi spiegherò un po' come siamo arrivati qua in Francia, perché da Visp sono circa 2 orette dal confine francese, anzi un'oretta e mezza, così. E siamo venuti a visitare, come cacchio si chiama? Tonon. Telebans, qualcosa del genere. Non so effettivamente come si chiami, come sempre. Però prima tappa questo bellissimo castello che andremo a visitare adesso e vediamo un po' come non è. Qua c'è sempre il nostro sperduto avventuriero e vedremo un po' come finire la questione. Ormai sei un ticino, vai che resti vino. Metti un lap, un lap, un campione, un casino. Mi fia il lap, il zucchero, un casino. Amore che non fuori, fia, è finito. Allora, questa è l'entrata principale. Molto caratteristica, beh, è un castello, quindi molto molto figo. Guardate le sale, qua sicuramente c'era un vecchio camino, molto molto interessante. La sala affacciata, qua ci sono vecchi papiri medievali, cioè vecchie carte medievali, molto molto figo. Non chiedetemi cosa siano, però bello, bello. No, vabbè. Che figata. Cioè medievale. Qua siamo in una cucina moderna. Che figata. Una vecchia cucina dell'Ottocento. O medievali più o meno. Guardate poi i coltellazzi già che arrivano. Sono praticamente uguagliabili ai nostri. Non so esattamente di che anno sia, comunque 14-15 secolo. Ma penso che sia più una cucina dell'Ottocento. Non così troppo vecchio, però è figo lo stesso. Questo è un prosciutto che noi ci possiamo tagliare in occasione. Ci hanno apparecchiato la tavola. Eh sì. Quindi tra un po' veniamo a mangiare. Guardate che lusso, non so quale sarà il menù. Qua c'è scritto il menù. E poi vedremo. Questa è la sala del nostro ristorante oggi. Quindi, qua abbiamo un salottino. Dove prendere il caffè dopo. Tutti i piazzi qua, ti siedi e prendi il caffè. E c'hai anche la musica, il carillon. E questa è la famiglia. Poi te ti piazzavi qua, cucivi, guardavi fuori e vomitavi di sedere con buco. Ah, figo. Una idea da famiglia, ci sono anche le foto. Che figata. I duchi di Savoia, vedete. Qui siamo sicuramente nell'area gioco, svago, divertimento. Questo fitto che è caratteristico, questo non penso che nel 800 c'era. Comunque è un castello molto caratteristico, ovviamente molto più moderno di altri. E qua c'è la sala dove accoglievano
fino a poco tempo fa, le riunioni, non si sa cosa. Questo quadro non vi ricorda qualcosa? Sembrano gli Amish. E qua c'è un'enorme cartina di Tonon, del paese di Tonon dove siamo adesso praticamente, con tutto il giardino, il castello e il villaggio. Questa mappa è del, non si sa, sarà anche questa. XIV-XV secolo, sicuramente. Qui, andiamo in una dimensione oscura. Che figata questa. 1900. Bello, bello. Altra sala del castello con... È bello vedere i vari ricordi che avevano i loro battelli. Tipo queste tipiche 800, inizio 900, sul lago. E queste foto mi fanno un po' rabbrividire. Dei primi del 900. Del loro famoso battello. Vedi, 1900, sapevo. Ecco, così lo voglio il bagno a casa mia. Vedi il cappellino tradizionale tipico? Eh sì, avevano questa barca privata. Guarda, lo facevano tutti i giretti nel lago. Figo, 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 dai. C'è un po' di vestaglia dell'epoca. Mamma mia. Ma fa impressione che li hanno indossati questi vestiti. Il cesto è per i culi reali. Era anche abbastanza grande. Tu ti piazzavi lì, la scoppiettina lì e facevi quello che dovevi fare. E dai, così che si immedesimava nell'Ottocento. E prima certo. Qui andiamo ancora più sotto, ci sarà il vino qua. Qua ci sarà l'aperitivo. Ecco il vino, lo sapevo. Ah, finito qua? Ah, no, di là. La cantina. Tutti di qua che lo fanno? Tutto qua, eh? Eh sì. Praticamente è il vino che producevano qua nel castello. Sì. Vedi che c'è il 2015-2017, grosse annate. Buono, buono. E qua cosa tengono? Guarda qua, io la madre. Ma sì che facevano il vino. Botte enormi. Anzi, che fanno ancora attualmente il vino sicuramente. L'esterno delle mura dove c'è la foresta amazzonica con i propri però che cacchio. Siete penetrati. Allora, praticamente qua cos'è che c'è? Eh sì, c'è il pacheret, la margherita. La margherita. Vediamo il velluto selvatico. Vuoi accarezzare la pianta? Accarezziamo il velluto selvatico. Ah, già è vero. Questa pianta è rarissima, c'è solo qua e cresce solo qua. Vedete che qua coltivano varie cose, c'è margherita, questi fiori qua, i pisentli officinali. Vabbè, ovviamente non li vedi adesso. L'armoise officinal. Ecco là. L'artemisio. No, l'armoise.
che però non la vedo sinceramente. Comunque va bene. Un giorno crescerà. Qua un ortica, vabbè. Ancora che dovrei mangiare io. Sì, dovresti. Ma potevano un attimo delimitare, far capire infatti cos'è, quale non è, dove non è. Una rosa, tremier. È figo, cazzo. Vabbè, sì, comunque è già sfiorita. Sì. Una sorta di giardino botanico all'aperto, selvaggio, mettiamolo non così. Giardino botanico alla cazzo. Perché casualmente sono cresciute così e hanno voluto. Siamo all'esterno del castello. Penso che ormai la visita praticamente finita. Allora, per raccontarvi in breve cos'è questo castello, allora praticamente questo è il castello di Ripaele, ed era, da come leggo qua, un duca di Savoia, era che ha fatto costruire questa sua residenza attorno al 1300 come sua residenza privata, visto che era stato nominato duca di Savoia eccetera. Poi negli anni si è, ovviamente la residenza è passata in mano a vari altri duchi di Savoia, fino al 1809, in cui il generale Pierre-Louise Dupont praticamente prese in concessione il castello, dopodiché lo vendette a questo Frederick Engelgross, che lo fece ristrutturare tutto quanto. E dopodiché nel 76 la figlia più piccola di questo Frederick Engel creò la fondazione di questo castello, che tutt'oggi gestisce appunto il museo eccetera eccetera. Quindi è un luogo fortemente segnato dai duchi di Savoia, quindi la regione Savoia eccetera eccetera. Siamo in questo localino carino, molto tipico francese, di cucina francese, lì non ho mai mangiato e quindi vediamo un po' cosa vi facciamo sapere. Carino, molto rustico, molto curato nei dettagli, molto alla belle époque, piccolino, carino. Ci sta. Vediamo cosa ci presenterà. Abbiamo mandato le ragazze in avanscoperta a scoprire cosa c'è da mangiare. Sì, perché il menù è fuori e noi non l'abbiamo visto, non l'abbiamo capito e siamo entrati dentro così. Quindi non sapevamo per niente cosa ci fosse. Adesso arriva e vedremo. Vediamo cosa. Non è che capisco molto. Cioè, quindi? Sono due robe. Vabbè, sono due cose che si incrociano, però come si dice? Eh no, sì, sono cioè economico. Ah, ok. Però l'altro non ho capito cosa. Io ho capito solo creme brulee e torta di banane. Buomarengo. Ah, questo è il menù. Comunque, la creme brulee. Vi faremo sapere poi. Primo piatto, una sorta di frittata, quiche. Qualcosa. Quiche, scusate. Bambina, cosa ne pensi? Vediamo la degustatrice. Ve lo dico dopo. Assaggeremo e via e vediamo. Va bene, allora seconda pietanza che ci arriva, praticamente una pasta con carne, una salsa di carne, peperoni, carote, zucchine. Praticamente sarebbe una specie di ratatouille con, ecco, brava. Invece loro si sono presi salmone, poi cos'è che altro pesce? Forse merluzzo, non so. Forse merluzzo, broccoli, patate, eccetera. Quindi, top quality. Buon appetito. Allora, siamo arrivati al dolce, crème brûlée. Com'è? Approvata? Approvata? Speciale. Approvata? Approvata. Buon appetito. Allora, siamo appena usciti dal ristorante francese, quindi esperienza francese com'è andata? È andata benissimo. Bene, dai. C'è stata, dai. Sì.
pensavo peggio. Cucina tipica francese, semplice. Semplice, genuina e tanta roba, tanta roba. Dai. E la pasta faceva schifo. Vabbè, faccio un giro così da qualche parte, perché non so mai cosa fare, cosa dire nei vlog e cose del genere. Magari ci scappa anche qualche dronata. Addio. Diciamo che ha proprio voglia di ridere, si spacca dalle risate questo, un po' come tutti gli altri, si spaccano dalle risate, questo qua si è talmente spaccato dalle risate che la mascella è andata. Eccoci qua, qui invece siamo praticamente alla sorgente dell'acqua Evian, che conoscete tutti quelli che vivono in Svizzera, perché qua fabbricano appunto quest'acqua, cioè da fabbricano, viene prodotta negli stabilimenti appunto di questo paesino chiamato Evian, ed esce proprio da lì questa acqua potabilissima. La gente si viene anche a rifornire con bottiglie, bottigliette, e l'ho appena assaggiata, è buonissima. Anche messa in una location molto particolare. Da 1789. E penso che siamo attorno alle terme, lo stabilimento anche termale della zona. Ma boh. Frigorifero solidale, praticamente chi vuole mette qualsiasi alimento, roba da mangiare, sandwich, carne, cose del genere, in modo che i più poveri possano prenderlo tranquillamente gratis. Infatti c'è del pane, un hamburger, un qualcosa, figo, figo come cosa. Siamo sulla funicolare di Tonon, che è... non si sa chi sia Tonon. Chi è Tonon? Boh, è il nome del paese qua. Come Raffaello Tonon. Te conosci Raffaello Tonon? Sì, siamo grandi amici. Vabbè, siamo qua per questa funicolare, dopo vi faccio vedere il paese. E via. Ecco qua la partenza della funicolare, come vedete è un piccolo treno del 1702 e si parte e non si sa dove si arriva. Ah, il costo del biglietto è stato di, cos'è che era, 2,20? 2,20. Andate e ritorno. Ed ecco qua la panoramica che si può ammirare
dalla funicolare. Boh, finita. Non puoi ammirare le architetture francesi della Belle Époque. Ecco qua. Tipo questo. Che bello, particolare. Ecco qua, la panorama di todos de todos. Avete visto? Adesso ci facciamo una bella dronata. Qua, allora siamo appunto nel punto panoramico del paese dopo aver preso la funicolare. Ho fatto qualche dronata, ma purtroppo le restrizioni non mi hanno permesso di fare moltissimo. Adesso andiamo a recuperare gli altri disperati che ovviamente mi hanno lasciato da solo. C'è un po' di... c'è tanta merda in giro. Capisco perché è pieno di merda in giro. Cazzo, ci vanno tutti i cavalli, boh. Vabbè, comunque non so dove siano. Questa è la panoramica, poi magari andiamo a vedere il centro storico. Ma veramente dove cazzo sono arrivati? Guardala lì, la marmocchia. Marmocchia, saluta. Eccola. Ci inoltriamo nel cuore della città medievale di Thonon, ormai venduta al commercio industriale. Neanche aperto, fai te. Ecco, vuoi una giaccona? Ecco lì. Lui ti osserva. Lui ti osserva, pronto col culo all'ambra a farti cagare all'improvviso.